Ah, ma adesso parliamo di tutti e quattro questi set della nuovissimissimissima linea di Pupa Teddyland. Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale se siete nuovi, ovviamente. Io sono Cristina e oggi parliamo di questa nuova linea di Pupa che si chiama Teddyland. Teddyland perché, ve lo faccio vedere subito, c'è comunque in ogni set e lo vediamo qua perché ci possiamo spatafasciare il dito e coccolarlo e sentirlo nella confezione che è veramente carissima. C'è comunque una pochettina, sono di diverse forme, quindi in questo caso questa è l'acqua profumata e la pochette è fatta così, che poi dopo vedremo, con la crema corpo e il bagnoschiuma o la crema corpo da sola. C'è la confezione quella un po' più tondina che io comunque prenderò presto. Io le ho prese tutte e quattro le profumazioni, le ho prese soltanto in acqua profumata per testarle, le ho prese online perché nei negozi si trovano ancora raramente, almeno la scorsa settimana c'era poco e niente. Ho trovato soltanto delle confezioni con la crema corpo che comunque comprerò una volta scelto quale sarà il mio preferito. E quindi adesso partiamo subito dalla prima, che vi faccio vedere appunto in versione appunto tutte e quattro acque profumate. Almeno parliamo del profumo e poi insomma sappiate che esiste anche la confezione con il burro corpo e la confezione con il burro corpo. E allora c'è questo da solo, burro corpo da solo e credo bagnoschiuma da solo, altrimenti anche il set con burro corpo e bagnoschiuma. In set con tutti e tre non credo che ci sia, quindi secondo me è un'ottimissima idea regalo. Io questo l'ho preso online perché comunque vi ripeto non si trovavano nei negozi, non l'ho preso sul sito di Pupa ma su Sabbioni, il sito di Sabbioni, che penso si chiami così, in profumerie, pagando al poco più di 10 euro l'una, quindi insomma interessantissimo. Adesso le apriamo, le confezioni le abbiamo viste come sono carinissime. E questo è, no, vabbè, cioè, raga, ma quanto è carino! La dimensione l'avete dalla mia faccia, assolutamente in linea col trend del momento che vuole accessori, borse, cose in tessuto teddy. Questa nello specifico, appunto, dentro è così, è foderata, veramente carinissima, cioè dettagli in oro. E questo è appunto la confezione del, diciamo, l'acqua profumata. Questa nello specifico è la fragranza latte di riso e zucchero. Sono tutta in tinta oggi, ho anche l'occhiale rosa come la confezione di latte di riso e zucchero, rice, milk and sugar. E qui abbiamo, ve lo volevo raccontare, note olfattive, c'è zucchero filato in testa, cassis, nel cuore c'è peonia, pepe rosa, mentre nel fondo c'è muschio, legno di sandalo e latte di riso. Allora io me lo spruzzo, così la confezione ve l'ho fatta vedere, fatta così. Sto cercando un luogo dove non ci sia altro. Allora, io credo che questa sia quella che mi ha deluso un po' di più, perché cioè latte di riso e zucchero io pensavo a tipo che avrei avuto, non so, una specie di, non voglio dire cosa, istantaneo appena lo avessi annusato, invece no. È buono, nel senso che secondo me è un odore dolce non ben definito, cioè uno di quegli odori un po' che sa di caramella. Io sento un profumo che un po' mi ricorda il Candy di Prada, se lo conoscete, che è un profumo che io non amo tantissimo. Lo comprai anni fa al buio, ma vi parlo di veramente almeno 10 anni fa. Ma non so, ha un sottofondo che mi piace molto nell'evoluzione perché dopo un po' viene a sapere di zucchero filato nel senso che io vi ho raccontato sempre in questi anni, cioè nel senso pulito dello zucchero filato, quindi sa come di pulito, quindi il sentore è quello della pelle pulita. Devo dire che tra i quattro è quello che preferisco di meno perché secondo me è quello che anche alla persistenza minore, per cui è molto carino, è rosa, è cute, è pink, però
Questo secondo me non è, cioè non è nel mio genere, ecco, non mi piace tantissimo. Passiamo al secondo, che è lui, che è latte e chicchi di caffè, cioè io mi sto prendendo a caso questi affari. Qui abbiamo sempre lo stesso concept Teddy, ma di questo colore, diciamo, sul beige intenso. Dettagli sono sempre oro, quindi insomma non cambia nulla. E questo è il packaging, anche qui packaging identico e cambia il colore. E vediamo dove ce lo abbiamo spata a fasciare questo, io me lo spruzzo, intanto me lo annuso e vado avanti a, diciamo, descrivervi un po' quelle che sono le note olfattive. Le note sono polvere di cacao, polvere di caffè nella testa, nella tasta, cioè parlo veramente ormai così come una demente, parlo corsivo, nel cuore c'è crema di latte, caffè tostato, mentre nel fondo c'è vaniglia. Ecco, questo è uno dei miei preferiti. Questo devo assolutamente avere il burro corpo io ed eventualmente il bagnoschiuma, perché sa di avete presente allora, io non sono una grande amante, anzi devo dire che ho un'antipatia veramente, cioè così, un po' motivata e un po' immotivata per Starbucks. Cioè, io sono un amante del caffè da sempre, ma il caffè mi piace berlo normale. Mi piacciono i vari bicirin torinesi e queste varie cose che ci sono in giro, però non amo proprio per nulla quelle che vengono considerati caffè, e sono acqua sporca. Invece, diciamo che quelli che sono considerati caffè, ma più che altro delle bibite, o delle specie di frappè più che altro, e hanno 800 calorie l'uno, ecco, sa di una specie di queste bibite di Starbucks con latte e caffè, e sotto si sente come se ci fosse il topping, però sotto, quindi c'è questa base di cacao. È un cacao, diciamo, non dolcissimo. Secondo me c'è una nota latte a dolce che ricorda quella della panna montata, quindi c'è anche la panna montata sopra, e poi c'è questo cacao amaro, no? E sotto questo fondo di cioccolato fondente. È squisito. Questo per me, già ve lo spoilero così, come seconda mandata, è il più buono di tutti. Se vi piacciono le fragranze del caffè, ma non volete sapere di una persona che ha tostato caffè tutto il giorno, ma questo è veramente, veramente, veramente buono. Poi passiamo all'altro, io sto prendendo assolutamente a caso. Questo è quello che io non volevo nemmeno comprare. Ed è quello che sa di, dovrebbe sapere di niente, perché non c'è scritto. Ma che bello! Ah, scusate, latte di cocco e fave di cacao. Non lo volevo prendere perché quando ho sentito latte di cocco ho detto: ma no, basta, basta. Però poi ho detto: se devi realizzare un video, Cristina, non ti perdere per 10 euro, devi prenderlo per forza. Massimo lo regali a qualcuno a Natale. Lo ricicli, spudoratami, no scherzo, me li tengo. Qui la nostra pochettina Teddy è scura, è la più scura di tutte, e in realtà, regà, peccato, cioè per fortuna, scusate, che l'ho preso, perché anche qui andiamo nel mio secondo preferito, che adesso mi spruzzo anche qui, ce la posso fare, non credo, con la mano sinistra io sono sempre impedita. Allora, qui abbiamo note di bergamotto, fiore di iris e latte di cocco nella testa, c'è ylang ylang, cannella e fava tonka nel cuore, mentre c'è cacao, legno di sandalo e vaniglia nera nel fondo. Questo profumo sa tipo di Bounty, avete presente il Bounty? Lui, cioè, perché sa di cioccolato con il cocco, che uno dice: ma non è così, sì, cioè non è così, diciamo, naturale e normale. La nota dell'ylang-ylang un pochino si sente, si sposa col cocco e leggermente mi dà fastidio, nel senso che non ce l'avrei messa io, perché mi dà questo accordo un po' solare che mi dà da fare. Però sì, fondamentalmente sa di Bounty, è buonissimo anche lui, veramente.
Poi ultimo, ma non ultimo, spero, anche perché l'ultimo ve l'ho detto prima, e parliamo di latte di avena e vaniglia. Anche qui aspettative proprio altissime per me. E adesso ve lo faccio, cioè, lo sentiamo insieme anche lui, ce lo spruzziamo da qualche altra parte. Vabbè, il packaging ve l'ho evitato, ma è sempre lo stesso. Questo è un color beige, diciamo color crema, e qui abbiamo un accordo di latte caldo, albicocca, arancia nella testa, nel cuore c'è latte di avena, fiore di pesco e fiori d'arancio, mentre vaniglia, caramello e muschio sono nel fondo. Allora, dalle note sembrerebbe la quintessenza della meraviglia, è molto buono, però in realtà secondo me è un profumo che ricorda un pochino quelli che facevano parte della linea di pupa di Breakfast Love, cioè Oat Milk, perché sa di latte e cereali, come è proprio l'odore, si sente proprio la nota latte, quindi se vi piacciono i profumi che sanno di latte e vaniglia, sul filone, però non scaldato nel pentolino, filone bianco latte per intenderci, questo fa per voi. Non ci somiglia minimamente, non è un dupe, cioè proprio sono due mondi diversi, latte, cereali e vaniglia, è un latte alla vaniglia con i cereali, questo veramente carino anche lui. Diciamo che sono contenta, l'unico ad avermi deluso veramente, anche se adesso che lo sento sa di pulito, è una cosa da darsi così la sera prima di andare a dormire, ma tutti sono comunque con una persistenza direi intorno tra le 2 e le 3 ore, non di più, quindi sono abbastanza evanescenti, ma sono un concept veramente da body care, no? Cioè, quindi non è un concept di quelli pensati per uscire e ammazzare la gente nel tram talmente profumata, però questi sono quelli da utilizzare secondo me molto in combo con la crema corpo, che dà un booster veramente, cioè, grosso al profumo. In questo modo secondo me si amplifica. Devo dire che il mio preferito rimane quello al caffè, che è qua, però vi consiglio di andare a sentirli perché sono veramente carini, veramente carini, e veramente un'idea molto carina secondo me anche per fare dei regali. Niente, io col mio video ho finito qui. Se conoscete questi profumi, già li avete sentiti, se vi hanno incuriosito, fatemelo sapere qua sotto, mi raccomando, scrivetemelo. Io vi voglio un sacco di bene, noi ci vediamo al prossimo video, ciao.